Liberi.tv, Napoli, sesto congresso Associazione Radicale Certi Diritti. Siamo al termine, abbiamo eletto da poco i nuovi organi dirigenti e siamo anche in compagnia di Flavio Coea, che è il coordinatore di Love Lab, nonché vicepresidente di AssoSex, che ci deve fare un annuncio molto importante in quanto è da molti giorni, da molti mesi che sta organizzando una manifestazione che si terrà a Roma il 5, il 6 e il 7 luglio, e ce ne parla adesso lui e ci spiegherà meglio le informazioni logistiche e di cosa si tratta. Love Lab è Officina della Felicità, una manifestazione nazionale, il viaggio nelle culture della trasgressione dell'eros e delle libertà individuali, e sarà una manifestazione dove saranno uniti nella stessa battaglia, la battaglia per i diritti civili, molte delle associazioni che in questi anni si sono occupate appunto di queste libertà sessuali e delle libertà individuali. Hanno aderito, tra le altre, sono promotrici della manifestazione, oltre a AssoSex, di cui io sono vicepresidente, Certi Diritti, che ci ha ospitato qui a questo bellissimo congresso, e Love Giver, che è un'associazione che si occupa della sessualità per i disabili, in quanto i temi importanti di questa manifestazione, oltre ad avere gli spettacoli con i pornostar, ma anche con artisti che nulla hanno a che fare col mondo dell'eros, ma hanno accettato di partecipare vista l'importanza di questi temi, sono appunto l'omofobia, la sessofobia, la sessualità per disabili e la violenza sulle donne. La manifestazione si terrà a Roma in una location molto bella, noi presumiamo che sia l'Atlantico Live, il nodo lo scioglieremo domani lunedì 8 marzo con l'assessorato alla cultura di Roma, che avendo sentito la parola trasgressione ha subito messo avanti il falso moralismo tipico degli italiani. Beh, è un classico. È un classico, sì, perché purtroppo in Italia siamo un popolo che tutti fanno, tutti consumano la sessualità, ma tutti hanno paura di dirlo apertamente. Infatti in Love Lab, Officina della Felicità, è molto importante il titolo, ci sarà tutte persone che con la sessualità l'eros hanno fatto una cultura e una filosofia di vita e che lavorano nell'ambito della sessualità per loro scelta e consapevolezza, senza nessuna forzatura. Infatti è molto importante questo. Flavio, posso chiederti una cosa? Mi sembra di aver capito, se non so se ce lo puoi confermare, che tra gli altri personaggi che parteciperanno a questa manifestazione c'è anche un nome molto noto e conosciuto. Sì, i nomi molti noti sono moltissimi, c'è il più grande regista del film art, Luca Damiano, che è stato l'unico che ha vinto gli Oscar in America per la pornografia, quindi un'arte in America è considerata arte, in Italia è considerata un prodotto soltanto per persone secondo il pensiero collettivo della gente bigotta, per gente infoiata e assessuata, ma quello che noi abbiamo avuto soddisfazione è che Rocco Siffredi, il grande Rocco, personaggio conosciuto a livello internazionale, sarà alla nostra manifestazione, salvo impegni con attuali televisivi. Infatti Rocco in questo momento sta per Sky, sta facendo un format televisivo dove lui va in soccorso alle coppie scoppiate. Ah, ok, perfetto. Flavio, senti, io ti faccio un in bocca al lupo per la manifestazione, che sono sicuro sarà seguitissima, anche perché, come dicevi poc'anzi tu, alla fine i numeri ci sono, le persone sono sicuramente molto interessate all'ambito della sessualità, della libertà sessuale. Bisogna parlarne di più, però. Sì, bisogna parlare di più e battagliare, ma noi siamo abituati a battagliare e siamo orgogliosi di quello che facciamo e speriamo che l'affluenza sarà tantissima, ma questo non ci saranno dubbi, in quanto visto le adesioni a 360 gradi anche di persone che sono al di fuori del nostro ambiente, della trasgressione dell'eros, sarà un segnale molto forte anche verso le istituzioni che ancora con leggi arcaiche, leggi che sono al di fuori della mentalità della comunità europea, in quanto noi Italia siamo il paese che ci vantiamo tanto dei nostri passati illustri,
illustri della romanità, Caput Mundi, siamo i paesi ultimi per quanto concerne la legislazione verso le attività sessuali, in quanto in Italia tutto viene fatto secondo un'interpretazione bigotta di falso moralismo. Quindi Flavio, appuntamento 5, 6, 7 luglio a Roma, ci dai qualche riferimento prima di concludere? Allora, il riferimento, la location sarà l'Atlantico Live, salvo uno stop, ma comunque noi la faremo perché a costo di affittare una struttura privata, il 5, 6, 7 luglio a Roma ci sarà questa grande manifestazione che sarà un evento sociale, culturale e di costume. E pagina Facebook, siti internet? Sì, allora, su Facebook Love Lab, e poi ci sarà una web radio oltre il sito che si potrà scaricare sulle proprie applicazioni iPhone, Android, eccetera, eccetera, su www.lovelabradio.com. Ripeto bene perché io magari sono un po' logorroico e parlo in fretta, non sono un grande parlatore perché sono più un organizzatore, comunque www.lovelabradio.com. Da Napoli è tutto, ringraziamo allora Flavio, Love Lab. Ultima cosa, sì. Lo slogan della manifestazione: sono trasgressivo, amo la legalità. Questo racchiude un po' il senso della manifestazione. Quindi sono trasgressivo, amo la legalità.